Signore, signori, buongiorno a tutti. Vi starete forse chiedendo per quale motivo stiate ascoltando la mia voce attraverso l'interfono. Sarebbe bello dirvi che non c'è niente di cui preoccuparsi, ma ahimè, non è così. E vengo subito al dunque. Voi tutti sapete che a breve i vostri contratti di collaborazione con l'azienda scadranno. A uno di voi il contratto non sarà rinnovato per irregolarità molto gravi. Capirete bene che per evitare spiacevoli inconvenienti mi vedo oggi costretto a non rivelare l'identità dell'addetto in questione. Nei prossimi giorni il vostro operato potrebbe essere oggetto di attente valutazioni. Pertanto vi invito ad attendere alle vostre mansioni con immutata serenità. Buona giornata. Buon lavoro. Questi stanno fuori che accusano. Cioè ci chiedono da lavorare. E se poi ci danno un carcio al culo, eh? Oddio, io non mi sento bene. Ma non vedi come sta? Eh? Qui ce dobbiamo dare da fare, dobbiamo prendere iniziativa, oh! Qui non dobbiamo sapere che morte devo morire! Ma se lavoriamo e poi ci cacciano via, becchiamo lavorato per la gloria! Oddio, ci danno una medaglia! No, no, no. Vabbè, Agla, andiamo a piazzare una boccata d'aria, dai. Andiamo a fumarsi una sigaretta. Ma sai che è meglio, va? No. Ciao, Agla! Ma questo sta a lavorare. Ma potevamo vincere la guerra così? Vabbè, dai, dimmi, Claudio. Dimmi, Claudio. Ma lei è una curiosità, ma non è che tante volte sei sordo. Ma non ha sentito che ci vogliono cacciare via tutti da qua? Sì, ho capito, ma non ci vogliono cacciare via tutti. Ne vogliono sbattere fuori solo uno. Ah, ecco. Solo uno. Pensa un po'. E tu com'è che lavori così tranquillo? C'è qualcuno che ti copre le spalle? No, te lo spiego subito, Claudio. Se tocca a me, me ne vado. Se non tocca a me, è meglio che continui a lavorare. Ho la coscienza pulita. C'è la coscienza pulita. Andiamo a fumare sta sigaretta. Becchiamo lavorato, va, gloria! Gloria! Non dica, ha capito o non ha capito che qui c'è uno che ci abbia tu? Cioè, se tocca a me, me ne vado. Non dico, ma te rendi conto? Oddio, io mi sento male. Oh, non devo sapere che è morte, devo morire! Pezzo, così, bravo. Poi vedi, era pure ora che litigavano questi, no? Sempre noiosi, così. Situazione incredibile, bravi, bravissimi. Amiche, ma che situazione? Come che situazione? È quello che si incazza, quella che mangia, no? Perfetto, questo è il succo, no? Il succo dei servizi, capisci? Com'è buona questa? No, buona. Anzi, lo sai che fai? Me lo mandi? Lo mando in redazione. Perfetto. Amiche, ma che sto di non stiamo fuori? Noi non abbiamo ripreso niente. Poi. Non capito, scusa, non avete ripreso niente voi. Te ci hai detto, mi raccomando, non troppo invadenti. E siamo fatti i cazzi nostri. Voi siete fatti i cazzi vostri. Troppo invadenti. Ma io con che cazzo sto a lavorare? Con chi sto a lavorare io? Con due dilettanti sto a lavorare. I matrimoni dovete fare. Eh? Ma no, ma scusa, scusa, scusa però, scusa, uno si fa un culo così. Per mettere zizzana perché la situazione è testa come mangiare patatine. E te guardi, che cazzo guardi, filmini di mamma, guardi! Che cazzo! I matrimoni dovete fare! Tutti e due, dilettanti! Vaffanculo! A tutti e due! Vaffanculo! Metti la telecamera! Su! Dammi un senso a sta serata! Pippe!
Vaffanculo! Non ci ha detto niente, però. Auto incazzato. Ci siete? Sì. Hai messo rec? Mi fa incazzare, hai messo rec? Tu? Ci stai? Concentrati, dai! Una giornata come tante in un supermercato come tanti. Poi arriva la notizia, un licenziamento, e tutto cambia. 6 lavoratori, una sola verità. Chi sarà licenziato? Scoprilo su... Anno 3. È finito? È registrato? È finito sta stronzata? Bravo, bravo pure tu. Tieni il coso, bravi. Fate la pausa, facciamo la pausetta, perché noi siamo due dilettanti. Che siamo noi? Dilettanti! I matrimoni vanno a fare. Mamma mia, capito? Il momento è propizio e loro che fanno? Fanno pausetta, si mangiano la cosa, guarda i filmini. Ma io faccio, adesso faccio una bella telefonata, alla redazione. Vediamo come finisce sta storia, Vediamo come finisce sta storia. Vediamo, pronto redazione? Sì. E niente, voglio piantare una grana, voglio...